È un assistente di camminata che aiuta le persone a muoversi, a fare le scale, ad alzarsi e a sedersi. È un robot completamente in carbonio, perfettamente adattabile e soprattutto sicuro. Si chiama APO, Active Pelvis Orthosis, ed è stato pensato per aiutare le persone con ridotta mobilità agli arti inferiori come anziani, amputati ed emiparetici. Ne parliamo ora con i ricercatori dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna che si sono impegnati in questo progetto, il dottor Francesco Giovacchini che è ingegnere meccanico e il dottor Mario Cortesi che invece è ingegnere elettronico. È costituito, come vedete, in gran parte in fibra di carbonio, ha un peso complessivo di circa 4 kg. Grazie alla presenza di due motori e due link che si interfacciano con le cosce dell'utilizzatore è in grado di assistere la flesso estensione dell'anca. La vera innovazione presente in questo robot è la presenza all'interno dei gruppi di attuazione di due molle torsionali. Si realizza quindi un'interfaccia tra uomo e robot confortevole, sicura e in qualsiasi frangente. Il robot ha un'elettronica di controllo basata su un sistema real time che permette di gestire tutta la rete di sensore ed attuatore in maniera sicura ed efficace, anche perché è possibile integrare all'interno qualsiasi tipo di algoritmo sia necessario per dare assistenza alla camminata. Il robot può essere anche comandato facilmente attraverso questi quattro pulsanti che selezionano l'accensione del robot, il suo spegnimento e il livello di assistenza che si vuol dare durante la camminata. APO permette di camminare per 3 ore consecutive ed è facilmente controllabile da uno smartphone. Due sono i requisiti fondamentali, che il paziente abbia una mobilità residua e che sia capace di stare in equilibrio. Ma come funziona? La nostra Riccarda è pronta, sarà proprio lei a mostrarci come funziona APO. Ancora in fase di prototipazione, ma i risultati dei test preliminari sono ottimi e molto promettenti. Questo robot fa parte di un progetto chiamato Yuvo, che è finanziato dalla Fondazione di Pisa e ha beneficiato del lavoro svolto dal team di ricercatori di un altro progetto a livello europeo chiamato Cyberlex. 3 anni e 5 ricercatori che oggi hanno anche fondato una startup che ha l'obiettivo di portare APO prima nei centri di ricerca italiani ed internazionali e poi possibilmente nei prossimi anni anche sul mercato. Dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, per Ability Channel, Riccardo Ambrosi, Martina Libutti e Giorgia Piziali.